uno degli aspetti indispensabili per ogni musicista è il proprio suono. Passiamo ore, giorni, settimane, sperimentiamo con cose aggiungendo pedali, aggiungendo effetti, aggiungendo qualsiasi tool ci possa aiutare per raggiungere il nostro suono. Nella fattispecie per noi chitarristi, un aspetto importantissimo, oltre alla chitarra, oltre all'amplificatore, è la catena degli effetti. Quindi, qui nel video di oggi, voglio parlarti della catena effetti. Ma prima, come sempre, sigla. Ciao, sono Roberto Invernizzi, musicista, produttore ed insegnante di chitarra. Ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale My World in Music e nel mio studio The Signal Lab. Prima di cominciare voglio ricordarti che se vuoi supportare il mio lavoro qui su YouTube, clicca mi piace al pulsante qui sotto ed iscriviti al canale. Attiva inoltre la campanellina per restare sempre aggiornato sui miei prossimi video. Che cos'è la catena effetti? La catena effetti sono tutte quella successione di effetti che applichiamo esattamente dopo la nostra chitarra e prima dell'amplificatore, che va a modificare ed arricchire il nostro suono in base alle situazioni. Questi possono essere analogici, i singoli pedalini, del multi effetti digitali, delle pedaliere costruite con tanti effetti all'interno programmabile, o anche un ibrido formato da pedali analogici, pedali digitali o multi effetti. Molti dei miei allievi, quando si iniziano ad approcciare alla costruzione del proprio suono, sono un po' spaesati e spiazzati dalla quantità di effetti e dalla particolarità di alcuni di questi, si ritrovano davanti. Quindi passiamo molto tempo nel cercare di costruire insieme e di capire come funzionano determinati effetti. Nel video di oggi voglio proprio parlare di questa cosa, soffermandomi molto anche sull'ordine con cui questi effetti sono posti. Infatti, una catena effetti normalmente è in serie, quindi il suono entra in un effetto ed esce e va in un altro effetto, eccetera, eccetera. Quindi uno è dietro l'altro. Quindi l'ordine in cui posizioniamo determinati effetti determinerà il suono finale. Ma andremo dopo a parlarne nello specifico. Intanto è importante conoscere le tre macrofamiglie degli effetti. Abbiamo gli effetti di dinamica, gli effetti di modulazione e gli effetti di ambiente. Partiamo subito, gli effetti di dinamica sono quegli effetti che vanno proprio ad intaccare la dinamica del suono, quindi lo sviluppo, l'attacco e l'inviluppo del suono. Banalmente, i più grandi esponenti di questa famiglia sono compressori, distorsori, overdrive, eccetera, eccetera. Non voglio soffermarmi troppo sull'aspetto fisico, scientifico, tecnico-elettronico di questi effetti. Voglio andare nel concreto, in quello che ci serve a noi per suonare. Quindi questi effetti hanno una peculiarità. Prendono il suono che arriva in ingresso e lo modificano sull'aspetto della dinamica. Dopo capiremo perché questa cosa è importante. Vanno proprio a modificare il suono originale che gli arriverà in ingresso. Gli effetti di modulazione invece applicano proprio delle modulazioni e delle modifiche sulla frequenza e sulla fase dell'onda sonora. I principali effetti di questo tipo sono il chorus, il flanger, il tremolo, il phaser. A differenza degli effetti di dinamica che modificano il suono originale, gli effetti di modulazione normalmente fanno una copia del suono originale e sovrappongono questa al suono originale. Infatti normalmente gli effetti di questo tipo hanno sempre un comando di mix, blend, proprio per miscelare più o meno il suono effettato a quello originale. Ed infine abbiamo gli effetti di ambiente. Questi principali sono ovviamente il riverbero e il delay. Questi sono proprio dei suoni che simulano un ambiente, uno spazio.
Anche qui, come per gli effetti di modulazione, non vanno ad agire sul suono originale modificandolo, ma vanno ad aggiungere l'effetto al suono originale. Adesso però andiamo nello specifico ad analizzare la catena effetti e soprattutto a capire anche quanto il posizionare in un punto piuttosto che un altro, questa catena cambia e il suono cambierà pesantemente. Sentiremo anche degli esempi sonori per capire questa differenza. Al termine di questo parlerò anche un pochettino del pedale volume, perché anche lui ha una particolarità e anche lui è determinante il posizionamento nella catena effetti, perché posizionando in un determinato punto permette determinate cose piuttosto che in altri. Andremo però nello specifico. Per fare questa prova ho utilizzato la mia Headrush Gigboard per comodità nel modificare al volo la catena effetti. Ovviamente però queste cose che vedremo si applicano sia su effetti digitali sia su effetti analogici. Anzi, ti dirò di più, ho trattato la catena effetti in questo multi-effetto digitale quasi come se fossero degli effetti analogici, cercando di non utilizzare le particolarità e le caratteristiche uniche che questo tipo di attrezzatura mi permette. Facendo un esempio banale, questi multi-effetti digitali degli ultimi anni permettono anche il mix, quindi miscelare suono originale e suono effettato anche sugli effetti di dinamica, cosa che normalmente negli effetti analogici di quella categoria è impossibile. Proprio per trattarlo come se fossero quasi degli effetti analogici, non li ho toccati, ho lasciato il mix al 100, proprio che modificava totalmente il suono. Andiamo però a vedere nello specifico. Bene, eccoci qui. Utilizzerò la mia Headrush Gigboard, come ho detto, per semplicità e comodità nel cambiare il posizionamento e l'ordine degli effetti nella catena. Ovviamente queste cose valgono però anche per effetti analogici o per qualsiasi altra tipologia di catena effetti. Vedremo alcuni esempi dove andrò a spostare le distorsioni magari dopo le modulazioni o viceversa, l'ambiente prima delle distorsioni, successivamente, eccetera, eccetera. Ed infine vedremo anche l'effetto del pedale volume sulla catena in base al suo posizionamento. Bene, partiamo subito. La catena, come stai vedendo in sovrimpressione, basilare, standard, che normalmente si utilizza, è quella che vedi. Un eventuale compressore a inizio catena, anche se il compressore è un po' molto più malleabile il suo posizionamento. Poi le distorsioni, modulazioni ed infine effetti ambiente. Quindi in questo caso il suono verrà modificato ed alterato proprio in questo esatto ordine. Prima compresso, poi eventualmente distorto, poi, se sono attivi, modulato, quindi applicato l'effetto di modulazione, che sia un chorus, un tremolo come in questo caso, eccetera, ed infine gli effetti ambienti per poi arrivare in uscita all'amplificatore. Quindi se vogliamo vedere un esempio, questo è il suono pulito. Gli applico una leggera distorsione. A questa distorsione posso attivare gli effetti di modulazione che influenzeranno il suono successivamente alla distorsione. Bene, ora proviamo a posizionare gli effetti di modulazione prima delle distorsioni e vedere come l'effetto sarà un pochettino diverso. Bene, ora effettuiamo lo stesso test. Prima una distorsione, qui magari la applico un pochettino più aggressiva per sentire meglio l'effetto. Se adesso attivo le modulazioni, il suono verrà modificato in maniera diversa. Prima verranno applicati gli effetti sulla fase e sulla sinusoide. Successivamente questo suono già effettato verrà distorto, quindi l'effetto sarà diverso. Qual è il senso? Il senso è che normalmente poi dipende dalle necessità e dal suono che uno ricerca.
l'ordine delle due cose è importante, perché se il suono viene distorto prima, quindi l'onda viene modificata, resa un po' più quadra, eccetera, eccetera, e poi viene modificata la sua fase e la sua ampiezza, si creerà una risultante differente piuttosto che fare l'esatto opposto. Quindi è importante comprendere questa cosa. Poi ovviamente in base a come vengono impostati i parametri e gli effetti, la differenza può essere più o meno sostanziale nel suo posizionamento. Ora vediamo un altro esempio. Siamo tornati alla situazione iniziale. Vediamo gli effetti ambiente, soffermiamoci su questi. Normalmente gli effetti ambiente come riverberi e delay sono gli ultimi della catena, normalmente. Nessuno vieta però di posizionarli anche in maniera differente. Nel setup che stai vedendo, quello diciamo iniziale, vedete che il riverbero e il delay sono gli ultimi della catena. Adesso applichiamo una distorsione e ci aggiungo un delay, così vediamo l'effetto. Cosa succede al suono? Il suono viene distorto e questo suono distorto si applicherà il delay, quindi delle ripetizioni. Tra l'altro noi abbiamo sentito fino ad adesso sempre un riverbero acceso in fondo alla catena. Un riverbero leggero, ma sempre acceso. Quindi proviamo distorsore e poi accendiamo il delay. Ora proviamo a cambiare, quindi posizioniamo il delay in precedenza alle distorsioni. Qui l'effetto sarà abbastanza differente. Perché? Perché normalmente il suono viene distorto e questo suono, come è confezionato, gli viene applicata questa ripetizione e questa coda continua di suono. Se noi ribaltiamo le cose, cosa succede? Che il suono pulito, quello che arriverà in ingresso al delay, gli verrà applicata questa ripetizione. Successivamente tutto l'insieme suono con ripetizione verrà distorto, quindi l'effetto sarà diverso. Proviamo a scambiarli. Come avete potuto sentire, la differenza si nota soprattutto sulla coda del suono. All'inizio sembra quasi la medesima cosa, solamente se sentiamo molto meglio la coda di queste ripetizioni, sentiamo un effetto un po' diverso. Perché? Perché la distorsione viene applicata costantemente anche sulla coda e quindi l'effetto e la sonorità della coda di questo delay è differente rispetto alla sezione precedente. Ripeto, non stiamo parlando di modifiche incredibilmente differenti per il setup che ho posizionato. Ovviamente se applichiamo dei parametri o impostiamo i parametri in maniera un po' più estrema, per così dire, gli effetti e le differenze tra il suono in un determinato ordine piuttosto che un altro sarà nettamente differente. Ora passiamo al pedale volume. Anche questo è molto importante il suo posizionamento, perché in base a dove lo posizioniamo cambierà l'effetto che avrà sulla catena generale del suono. Spesso e volentieri si decide di posizionare il pedale volume o a inizio catena, o dopo le distorsioni, o al termine della catena. Adesso vedremo il perché. Ovviamente non ci sono regole, non ci sono leggi che ci obbligano a posizionarlo in queste tre posizioni, potremmo piazzarlo anche dopo le modulazioni. In alcuni setup un po' più imponenti si decide di utilizzare più pedali volume proprio per averlo in più posizioni diverse e ognuno di questi avrà una funzione ben definita che andremo a vedere adesso. Adesso ho posizionato il pedale volume ad inizio catena. Posizionandolo ad inizio catena è un po' come se noi sostituissimo il volume della chitarra con un pedale. E uno potrebbe dirsi, perché fare questa cosa se c'è già il volume della chitarra? Spesso e volentieri per una questione di comodità, è molto più semplice agire sul volume mentre si suona, soprattutto su un pedale, utilizzando i piedi che sono liberi, piuttosto che la mano che magari è occupata a suonare. Quindi l'effetto che si ha posizionando il pedale volume in questa posizione è proprio come agire con il potenziometro apposito.
Un altro vantaggio è che magari qualche chitarra non ha un grande range di malleabilità con il proprio volume, quindi si utilizza un pedale che magari riesce ad avere un'escursione maggiore, quindi una precisione maggiore. Quindi andiamo a sentire un po', attivando un po' gli effetti, cosa succede utilizzando questo pedale volume. Cercherò di muoverlo un po', giusto per capire un po' come funziona. Ora attivo la distorsione. Ovviamente, come hai potuto sentire, un po' come fa il potenziometro del volume, se noi lo abbassiamo sulle distorsioni si tende a pulire il suono, proprio come fa il nostro potenziometro sulla chitarra. Questo è un vantaggio del posizionare il pedale volume a inizio catena, che è possibile pulire o distorcere in maniera più evidente il suono grazie proprio a questo pedale. Questo è uno dei maggiori utilizzi del pedale volume a inizio catena. Adesso proviamo a posizionare il pedale volume successivamente alle distorsioni, ma prima delle modulazioni e degli ambienti. Ecco, qui la differenza quale sarà? Ve lo anticipo già. Applicando una distorsione, qui abbassando il pedale volume, non si alleggerirà, non tenderà a diventare un suono pulito. Rimarrà distorto. Perché? Perché il pedale volume applicherà le modifiche al volume successivamente alle distorsioni, quindi non agirà sul suono che entra nelle distorsioni, ma agirà sul suono successivamente alle distorsioni. Questo perché magari utilizzare questa cosa? Magari per necessità è importante abbassare o quasi azzerare il volume senza però intaccare le distorsioni, ma lasciando libera le code del suono. Questo è importante perché se noi applichiamo degli effetti ambiente o di modulazione, questi danno una coda del suono molto importante a volte. E se noi magari abbiamo necessità di spegnere il suono originale distorto, ma lasciando libere le code e gli effetti di ambiente e modulazione, quello è il suo posizionamento ideale. Perché, come vedremo successivamente, posizionandolo in fondo alla catena, è proprio come abbassare l'amplificatore. Quindi le code, i riverberi, i delay, tirando giù il pedale volume, si spengono, si spegne tutto. Mentre con un posizionamento precedente agli effetti di modulazione ambiente, le code dei suoni continueranno. Sentiamo questo posizionamento. Accendo una distorsione, poi accendo un effetto ambiente. Così vedrai che chiudendo il pedale volume, comunque la coda e le eventuali ripetizioni continueranno. Vedete che abbassando piano piano il pedale volume, il suono è rimasto della distorsione medesima, si è solamente abbassato il volume. Adesso proviamo ad applicare un effetto ambiente. Io sto dando dei colpi di accordi e chiudo subito il pedale volume. Sentite che la coda continua e anzi va a spegnersi in maniera naturale, come impostato con l'effetto. Ed infine vediamo l'ultimo caso, il pedale volume al termine della catena. Come dicevo precedentemente, è un po' come avere una mano sulla manopola master, sulla manopola volume dell'amplificatore, e noi agiamo proprio sul suono finale. Perché si vuole magari posizionare un pedale volume in questa posizione? Magari per applicare dei fade out al termine di un brano, e l'ideale è proprio chiudere piano piano, come se qualcuno ti stesse spegnendo piano piano il volume. Potersi gestire magari nei palchi grandi, dover magari spegnere il proprio suono in uscita o magari abbassarsi a volte il volume
dal proprio strumento senza dover andare a tocchettare l'amplificatore. Un pedale volume può fungere da questa cosa. Però cos'è importante sapere? Che, a differenza degli altri due approcci, quando chiudiamo e abbassiamo il pedale volume in questa posizione, stiamo chiudendo tutto, quindi anche le code dei suoni. Se noi magari abbiamo un delay che ha una determinata coda di ripetizioni e noi chiudiamo subito il volume, questi si spegneranno automaticamente, quindi non sentiremo le code. Vediamo l'esempio. Come visto precedentemente, farò magari un paio di accordi con un delay e vedrai che, senza aver toccato nessuna impostazione, quindi il suono sarà il medesimo del precedente, la coda non esisterà. Le ripetizioni si chiuderanno subito. Perché? Perché avrò chiuso io il volume in uscita. Sentite come io appena chiudo il pedale il suono svanisce completamente, non abbiamo più nemmeno le code, né i riverberi, né i delay, né le code delle modulazioni, non abbiamo più niente. È come se azzerassi il volume in uscita dell'amplificatore. Queste sono le principali caratteristiche e l'importanza di conoscere la catena effetti. Ci tengo a sottolineare che non ci sono regole in questa cosa. In base alle sonorità e al suono che uno cerca, può posizionare gli effetti come meglio crede. Quello che voglio andare a sottolineare qui è l'importanza di conoscere la successione e il percorso che farà il suono all'interno della catena, in quanto l'ordine degli effetti influenzerà il suono che sentiremo in uscita. Qui abbiamo principalmente toccato gli effetti in una situazione in serie, quindi l'uscita di un suono entra nell'altro e così via. Ovviamente ci sono dei setup un po' più elaborati con magari parti di catene in parallelo, lì allora la questione diventa un po' più elaborata e un po' più complicata. Ho preferito non toccare quell'argomento qui, magari lo vedremo in un altro video, e mi sono focalizzato sul collegamento in serie, che è il più comune ed il più utilizzato. Bene, spero che questo video ti sia stato utile, ti abbia dato delle idee o ti abbia chiarito dei dubbi sulla catena effetti. Ovviamente, come ho specificato, non ci sono regole. Abbiamo libertà totale di come posizionare gli effetti, ma l'importante è sapere esattamente come funzionano e il perché li stiamo posizionando in quella maniera, così da capire esattamente come il suono verrà modificato in tutto il tragitto degli effetti. Se hai dubbi o domande, non esitare a farle qui sotto nei commenti. Intanto ti chiedo di mettere mi piace al video se il video ti è piaciuto con il pulsante qui sotto. Inoltre iscriviti al mio canale ed attiva la campanellina per restare sempre aggiornato sui miei prossimi video. Seguimi anche sui miei social, Facebook e Instagram, per ulteriori curiosità ed approfondimenti. Noi ci vediamo come sempre fra 2 settimane per un altro video.